Da qui vedi la villa torretta in un'altra prospettiva, alta e elegante, circondata dal verde. Dopo il trasloco delle ultime famiglie nel 63 è iniziata la fase di abbandono che segue il progressivo spegnersi dell'attività della breda e che ha caratterizzato pesantemente tutto il territorio qui intorno, popolata di ruderi sempre più fatiscenti, discariche abusive, e sfascia carrozze. La torretta allora diventa luogo di prostituzione, di spaccio, di senza fissa dimora, con gli orti spontanei tutto intorno, le baracche. Finché, finché anche qui, arriva il parco e comincia una nuova trasformazione, molto graduale in realtà, perché, come dicono qui, il Parco Nord più che un progetto è un processo. Il parco, che era stato istituito nel 75, solo nell'80 acquista dalla finanziaria Breda le prime aree, circa 80 ettari. Compresa nel perimetro c'è anche la cascina Torretta, o meglio il suo rudere. L'architetto Francesco Borrella, che è stato il progettista del parco e il direttore di allora, dice che la Torretta al parco in un certo senso gliel'hanno rifilata. Dice proprio così, perché a suo avviso allora tutti la vedevano solo come una grana, né la Breda né il comune di Sesto volevano occuparsene. E da subito è stata in effetti un vero problema. Appena la torretta diventa di proprietà pubblica, a seguito dell'incidente di una 500 che esce di strada e fa crollare il vecchio fienile, la soprintendenza alle belle arti emette un'ingiunzione di ripristino dell'intero complesso architetto Soghigna. Era stata della breda per tutti quegli anni e a loro la soprintendenza non aveva mai chiesto nulla del genere. Improvvisamente la cascina con un colpo di penna ritorna ad essere villa. Il parco di Colpo si accorge di possedere un bene prestigioso assolutamente fatiscente e di avere il dovere di restaurarlo con enormi costi. Borella si trova con quella patata bollente. Il parco, i soldi per la ristrutturazione non li aveva, e anche se li avesse avuti non era suo compito restaurare edifici. Prima c'era da fare il parco. I pochi soldi dovevano andare in questa direzione. Un bel problema è il restauro. Un impegno tale che poteva affossare il parco appena nato. Ci sono voluti quasi vent'anni per trovare una soluzione definitiva coinvolgendo investitori privati. Ma intanto, in tutto questo tempo, la villa non doveva crollare, il parco ne era responsabile. L'architetto Borella dice che la prima volta che sono andati a fare un sopralluogo per capire in che condizioni era dal punto di vista statico, si sono spaventati. Gli affreschi di cui parlava la sovrintendenza non si vedevano neanche perché erano coperti dai tramezzi di legno fatti dalla Breda, ma soprattutto dal controsoffitto costruito a tre metri di altezza per ricavare dei locali riscaldabili. Le travi portanti del tetto erano completamente corrose e mangiate dall'umidità. Il rischio di crollo era altissimo. Già un pezzo era venuto giù con la grande nevicata dell'85. Quella che aveva fatto crollare il palazzetto dello sport di Milano. Allora il parco mise in opera un progetto d'emergenza. L'ingegner Baglio, che poi è diventato rettore del Politecnico, ideò un sistema complesso di puntelli che tenevano sulle travi e altri tubi innocenti che foravano il tetto. Su cui venne montata una tettoia di copertura per impedire che la pioggia penetrasse e facesse ulteriormente marcire la struttura dei travi. Dice che erano proprio al limite. Ma prima di puntellare fu necessario un altro lavoro molto delicato il distacco degli affreschi principali. La maggior parte erano affreschi settecenteschi, non coevi alla villa, ma i più pregiati, quelli della sala degli stemmi, erano cinquecenteschi. E mentre lavoravano su quelli che sapevano di dover salvare, sono andati a grattare e sotto ne hanno trovati tantissimi altri un lavoraccio lungo e immane. Intanto che procedevano le trattative e i lavori urgenti per salvare la torretta dal crollo, tutto il terreno intorno rimaneva zona degradata di orti spontanei e di baracche. Gli abitanti delle case intorno aspettavano il parco e protestavano per la sporcizia, i topi, le attività di malaffare. E così, qui, una volta entrato in possesso effettivo dell'area, il parco procede con il suo primo grande sgombero. Prima hanno censito chi occupava il terreno, poi hanno richiesto la loro collaborazione in cambio di un futuro orto all'interno del parco. Alla fine sono andati alle sei della mattina con le ruspe e hanno abbattuto le baracche e sgomberato l'area. Hanno lasciato solo gli alberi da frutto. Ecco perché ne trovi ancora qualcuno in giro per il parco. Come vedi ora, questo è diventato un giardino aperto a tutti: c'è un campo giochi molto frequentato, le panchine, i vialetti intorno alla fontana. Una barriera antirumore per rendere più vivibile lo spazio e un lungo rilevato di terra che nasconde le strade e i posteggi. Gli orti poi li hanno davvero ricostruiti in un'altra zona e un po' più piccoli, ma li hanno ridistribuiti a partire dai vecchi occupanti. Li incontrerai più avanti. Il risultato di tutte queste trasformazioni nel tempo lo vedi ora davanti a te. L'architetto Borella dice che la ristrutturazione operata sulla villa per certi versi è discutibile, ma che l'operazione torretta nel suo complesso è stata vantaggiosa. Prima c'erano dei mattoni che stavano su per miracolo, adesso qui c'è un immobile di prestigio che allo scadere di 60 anni diventerà di nuovo nella piena disponibilità del parco. Curiosa questa immagine, no? Il parco che gestisce un albergo a 5 stelle. Ma al di là della suggestione... Quella del recupero di Villa Torretta è una delle storie fondanti del parco. Racconta di uno dei tanti passi con cui dal disegno su carta il parco ha saputo fermarsi sul campo e diventare un attore credibile in grado di trasformare davvero il territorio. Ora, se vuoi. Volgi le spalle a questa specie di avamposto verde che si collega alla città delle fabbriche in trasformazione e supera questa passerella bianca che varca in diagonale la grande barriera del viale Fulvio Testi. Facci caso, il suo disegno ha consentito di non tagliare nemmeno un albero per la sua realizzazione e ora ti porta quasi a volare all'altezza delle chiome. Vedrai, stai superando un ponte che ti porterà in un altro mondo. Fino a qui hai scoperto le radici profonde di questi luoghi. Di là c'è la loro ultima trasformazione. Di là c'è il futuro. Un futuro che dura ormai da più di trent'anni: il parco, la foresta che cresce sopra la fabbrica.